Bene, buonasera, benvenuti a tutte e a tutti a questa seconda iniziativa del nostro Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara. Vi ringrazio tutti, ringrazio Andrea Marchesi che ci accoglie sempre così con attenzione, ringrazio la nostra segretaria Elisabetta Capanna e Romeo Cristofori che oggi è qui con noi a parlare di questo libro. Senza di loro questo istituto, diciamo, non potrebbe andare avanti, quindi li ringrazio sempre molto. Seconda iniziativa, dicevo, dopo aver curiosato fra i libri degli estensi, e abbiamo oggi il piacere di parlare di un libro molto bello di Andrea Pinotti, edito con grande raffinatezza da un editore che si chiama Jochen Levy e che potete vedere qui e acquistare grazie alla gentilezza di Flavio della libreria Ubic. Dopo questa iniziativa, che è appunto la seconda, il mercoledì 10 aprile avremo la presentazione di un libro di Torquato Tasso scritto da Corrado Confalonieri, e il 6 maggio Le belle del Rinascimento, le belle, ritratti femminili nella storia del potere di Francesca Cappelletti. Dopodiché, lunedì 13 maggio, una conversazione warburghiana sugli affreschi di Palazzo Schifanoia fra me e Massimo Cacciari. Poi c'è la 25ª settimana di Alti Studi Rinascimentali, come vedete, per la quale abbiamo anche già fatto una call for papers per chi ci proporrà di partecipare a questa iniziativa attraverso una proposta fatta con un titolo e con un abstract. E l'anno scorso, se vi ricordate, il convegno che avevamo organizzato su giochi, divertimenti e spettacoli nel Rinascimento aveva avuto tantissime domande, per cui abbiamo avuto poi fare un'attenta selezione delle domande che ci sono state fatte. E anche quest'anno, visto il tema Figure e voci femminili nel Rinascimento italiano, un percorso attraverso storia, arti, letteratura e filosofia, immagino che sicuramente avremo altrettante domande. E poi chiuderemo questa attività che, come vedete da questa cartolina, fra l'altro molto bella, inaugurata lo scorso anno. L'anno scorso abbiamo inaugurato queste cartoline che sono molto belle, con le illustrazioni degli affreschi di Palazzo Schifanoia. Concluderemo giovedì 7 novembre con una conferenza spettacolo del professor Giovanni Villa. Questa sarà realizzata nella sala estense. Ecco qua, quindi, questo è il nostro programma. Allora, dicevo oggi che presentiamo un magnifico libro di Andrea Pinotti che è intitolato Nonumento, un paradosso della memoria. Vedremo poi di cercare di capire qual è questo termine e perché Andrea ha usato questo termine, mutuato da un artista e architetto americano, Matta Clark, e cercheremo di capire come mai ha usato questo titolo, che è non consueto, e vedremo anche che cosa succede se andiamo a vedere su Google il termine monumento, che cosa poi succede. Andrea insegna estetica alla Statale di Milano e coordina un progetto europeo per lo studio delle immagini. Si è occupato di teoria delle immagini e di cultura visuale. Tra le sue pubblicazioni più recenti, Alla soglia dell'immagine, da Narciso alla realtà virtuale del 2021. Ha curato l'antologia, sempre per la stessa casa editrice per cui ha scritto Nonumento, La cornice, storia, testi, teorie, del 2018. Però nel 2001 Andrea aveva scritto un libro molto importante su Ebi Warburg, Memorie del neutro, morfologia dell'immagine in Ebi Warburg. E detto questo, capite dunque come mai è nata da allora la nostra amicizia, che nel tempo si è rafforzata e felicemente prolungata, devo dire, con reciproca soddisfazione, almeno così penso. Andrea è uno dei nostri più bravi studiosi di estetica e i suoi libri sono tanti, tutti belli, tutti ben scritti,
dote rara ma che Andrea possiede, il che ci predispone ad ascoltare una colta e piacevole figurativa conversazione attraverso le immagini. Bene, io ho cercato di capire il perché di questo termine che Andrea ha usato, che non è consueto e che quindi può provocare qualche spaesamento quando noi lo vediamo scritto, e che Andrea diceva mutuato da Gordon Matt Clark, un artista e architetto statunitense. Ho cercato di capire, adesso vedremo che cosa poi Andrea mi dirà, di questa mia interpretazione, per quello che ho potuto appunto imparare, capire da questo libro, molto ricco, tant'è che dicevo prima con Romeo, ho cercato di trovare qualche cosa che in questo libro mancasse, no? Per vedere se c'era qualcosa che io potessi aggiungere, forse una cosetta. È molto difficile trovare qualcosa da aggiungere perché, diciamo, questo libro spazia davvero attraverso un universo notevolmente fitto di memorabili o non memorabili monumenti. Un monumento, che cosa vuole essere? Allora, vuole essere un antimonumento, un non monumento, un modo di ironizzare o di contestare o di contrastare la retorica della tradizione monumentale, e cioè passare dalla sublimità monumentale, cioè dall'altezza di eventi, personaggi memorabili da ricordare in eterno, a una sorta di mettere in ridicolo questa stessa monumentalità, cioè di in qualche modo ridicolizzare o sbeffeggiare questa monumentalità di ciò che ci lascia la tradizione. Ma nell'annullare, nello sminuire la memoria del monumento, per paradosso, perché è un paradosso, si finisce poi per creare attenzione sulla statua, su quel monumento che forse era poi destinato all'oblio. Spesso noi non ci accorgiamo nemmeno di quanti monumenti, di quante statue ci circondano nelle città in cui viviamo. E voglio fare solo, nel presentare questa conversazione di Andrea, solo qualche piccolo esempio di quelli che mi sono sembrati un po' significativi per due o tre cose, due o tre questioni. Per esempio, se io immagino di vedere una piramide, qualche artista che costruisce una piramide di sale che poi si scioglie, mi dà l'impressione che voglia un po' prendere in giro, sbeffeggiare la piramide stessa intesa come straordinario ed eterno monumento. Ma così, in questo contrasto, in questa antitesi che si viene a creare, e addirittura in questo modo noi la ricordiamo, finiamo per ricordarla nel momento stesso in cui questa piramide scomparirà, perché ci resta appunto questo ricordo. Poi un altro esempio che sicuramente poi farà meglio, molto meglio di me, Andrea, e c'è quello della statua di Montanelli, a cui forse nessuno faceva caso lì a Milano, ma se la statua di Montanelli, a un certo punto, questo nostro grande giornalista, ma se a un certo punto questa sua statua, con la Olivetti in mano, mi pare, vero Andrea? Ma se qualcuno a un certo punto va ad imbrattare di vernice questa statua, o di rosa o di rosso, oppure se a un certo punto gli si scrive sotto stupratore, riferendosi a quella sposa bambina eritrea di 12 anni che lui aveva comperato dal padre nella campagna d'Africa, e allora che cosa succede? Succede che si cerca di annullare, di contrastare, di creare un'antitesi, ma forse paradossalmente finiamo ancora per ricordare questa storia. Aggiungo qualcosa che nel testo non ho trovato, ma è perché mi è venuto in mente nel leggere questo libro di Andrea così raffinato, così bello, mi è venuto in mente
qualche cosa che riguarda la mia storia, cioè il grande erudito, filosofo, storico, politico Terenzio Mamiani. Io sono di Pesaro, a Pesaro sono, ho vissuto, cresciuto, ho fatto il liceo classico Terenzio Mamiani, e come potete immaginare c'è una statua innalzata alla fine dell'Ottocento, fra l'altro, in onore di Terenzio Mamiani della Rovere, nobile, politico, erudito. Se andate a vedere appunto sul web voi trovate queste semplici notizie: politico, erudito, filosofo, ultimo conte di Sant'Angelo in Lizzola, protagonista del nostro risorgimento, cugino di Giacomo Leopardi. Come vedete qui c'è un innalzamento, una sublimità straordinaria di questo personaggio. E fra l'altro c'è scritto anche che aveva insegnato filosofia della storia presso l'Università di Torino, e io ho insegnato nella mia lunga carriera universitaria filosofia della storia, quindi insomma Pesaro è una cosa a cui ogni tanto penso. Questa statua, anche qui è un busto innalzato, messo alla fine dell'Ottocento, e che ha avuto varie vicissitudini, fra l'altro, prima era vicino alla stazione, poi spostato da un'altra parte, adesso si trova vicino a Rocca Costanza, quindi a Costanza, quella eretta da Costanzo Sforza, e lì è stata sempre, da che io mi ricordo che andavo appunto a scuola al liceo, che poi è lì vicino, questa statua la vedevamo sempre. Ma e quindi è un esempio di sublime personaggio, tuttavia questa statua, questo busto per dir meglio, no? Che tutti i pesaresi conoscono, probabilmente non sanno più nemmeno che chi era Terenzio Mamiani. Qualcuno lo sa, sì, c'è un liceo Terenzio Mamiani, poi ci si scorda di questo, no? E tuttavia questa statua, nello spirito popolare, viene chiamata Tistone Mamiani, cioè Testone Mamiani. Perché questo Testone Mamiani? Dicevo, nessuno magari si ricorda più chi fosse questo grande erudito e studioso, ma lo spirito popolare ridefinisce la statua, in un certo senso la ridicolizza, perché testone, Testone Mamiani. Ma perché? Perché la testa è sproporzionata rispetto al busto, rispetto al corpo, no? E così ci si ricorda di questa statua perché tutti la chiamano Testone Mamiani. E quindi è uno sbeffeggiamento, c'è una. E tuttavia c'è anche in qualche modo una memoria di ricordare che cosa? Una persona che aveva una grande testa. Lo prendiamo in giro, ridicolizziamo, e però alla fine testone vuol dire che aveva questa grande testa, diciamo. Ecco, detto questo, aggiungo che il libro di Andrea Pinotti è un libro che affronta un tema, che è quello della memoria e dell'oblio e della dimenticanza. Quando noi affidiamo, direbbe qui, ci ricorda appunto Platone nel Fedro, che quando noi affidiamo la memoria alla scrittura, direbbe appunto Platone nel Fedro, pensando al dono fatto dall'ermete egizio, da Thoth, il dio Thoth, al faraone, abbiamo certamente un grande dono, quello della scrittura, e cioè di passare ad uno strumento che può essere utile a memorizzare, ma al quale affidiamo anche in qualche modo la nostra memoria. Per cui alla fine qualche cosa noi perdiamo, non esercitiamo più la nostra memoria viene un po' indebolita. Allora faccio in questo caso un paio di esempi, prima poi di dare la parola ad Andrea. Nietzsche, che viene citato poi da Andrea in quel piccolo grande libro su cui avevo fatto anche un paio di corsi, sull'utilità e il danno della storia per la vita. In sintesi, che cosa dice qui Nietzsche a proposito del tema della memoria e dell'oblio? Che un individuo o un popolo, per la vita, per la sua salute, ha bisogno sia di memoria che di dimenticanza, che di oblio, e costruisce questa tipologia di storia monumentale
di storia antiquaria e di storia critica. E che cos'è la storia monumentale? Dice: ciascuno ha bisogno per la propria per la propria salute, di un tipo di storia. Qual è la storia monumentale? La storia monumentale è quella che è affidata ai grandi eventi della storia o ai grandi personaggi della storia. E allora, nell'affidare la memoria a questi grandi eventi, chi ha bisogno di questo tipo di storia pensa che in questo modo siano come degli esempi per il presente, per trovare un impulso, ad andare avanti. E tuttavia può succedere anche che invece questa memoria storica sia talmente forte, talmente pesante, eventi, quindi personaggi che hanno acquistato una caratteristica di quasi di eternità nel tempo, talmente grandi, che invece di funzionare da impulso funzionano da blocco della possibilità di ritrovare nel presente qualche cosa di diverso nei confronti di questo passato. E in più succede anche il fatto che se noi guardiamo, come dice Nietzsche, solo le creste della montagna, cioè nella storia soltanto le parti più alte, che sono eventi, che sono personaggi, Napoleone, quello che vogliamo, poi c'è una perdita di tutto ciò che sottosta a queste grandi vette, della storia. E tuttavia, come vediamo, e questo può essere anche appunto per la storia antiquaria o per la storia critica, qui c'è il bisogno da parte dell'individuo di che cosa? Di questo tipo di storia, cioè chi ha bisogno di questi grandi eventi per avere un impulso a vivere, e allora sposerà questo tipo di storia. Chi invece ama molto la piccola storia del proprio villaggio, della propria città e così via, ama tutte le mura della propria città fino alla polvere delle biblioteche, e a questo punto se ne ha questo bisogno, e allora sentirà che ciò che è stato possibile in passato in questa piccola città attraverso queste mura, attraverso questa storia, dove allora si poteva vivere bene, potrà ancora vivere bene. Il difetto è che tuttavia questa storia passata è tutta uguale, tutte queste piccole esperienze, piccole storie del passato, per cui non si vede più la differenza fra una questione e un'altra del nostro passato. La storia critica è quella in cui chi ha bisogno di rompere definitivamente con il passato, e quindi di obliare, di dimenticare il passato, e ne ha un forte bisogno, allora cercherà di rompere i ponti, di rompere definitivamente i ponti con questo passato, e quindi di rompere, chiudere questo ponte, con il passato. E tuttavia anche in questo caso che cosa succede? Succede che rischia il passato sul quale noi siamo cresciuti di non fornire più quella linfa vitale che aveva fornito invece alla storia, quindi si tagliano i rami su cui noi siamo cresciuti. Ecco, quindi questo è un po' in estrema sintesi, ma come vedete qui c'è il tema del ricordo e dell'oblio. Ultima cosa, lo sottopongo all'attenzione di Andrea. Io penso che molti di voi abbiano letto di Arthur Conan Doyle Uno studio in rosso, con personaggi molto ben conosciuti da noi, Sherlock Holmes e il dottor Watson. Quando i due si conoscono e vanno a vivere insieme, il dottor Watson, come sapete, è molto stupito intanto delle capacità intuitive straordinarie certamente di Sherlock Holmes, ma d'altra parte è anche stupito per la sua estrema ignoranza di alcune questioni. E siccome questo è poi l'anno copernicano, a un certo punto Watson dice, ignorava, mi sono stupito perché ignorava che cosa? Il fatto che in questo nostro XIX secolo non sapesse che la Terra gira intorno al Sole, e mi pareva così straordinario che stentavo a capacitarmene. Quindi il grande Sherlock Holmes, Watson si accorge che non sa
non conosce la teoria copernicana, no? Naturalmente è un paradosso anche questo, no? È chiaro che è un paradosso. E c'è molta ironia in questa storia. Tuttavia sembra sbalordito, dice Holmes, e sorride osservando la mia espressione. E risponde: ora che mi ha insegnato queste cose farò del mio meglio per dimenticarmele. Dice: perché? Dice: guardi. E poi gli spiega come funziona il cervello. Adesso non insisto su questo, ma la storia è, dice, guarda, caro Watson, dice, guardi che il nostro cervello non è elastico, quindi c'è naturalmente il positivismo ottocentesco, no? Dice: il cervello, caro Watson, non è elastico, ma è come una soffitta dove noi mettiamo le cose da ricordare. Allora, se a un certo punto io mi metto dentro troppe cose da ricordare, e poi quello che è, non ci posso mettere quelle cose che servono a me per il mestiere che sto facendo, che è quello del detective. Se per cui teoria copernicana, va bene, me l'ha raccontata e poi io la sapevo ma l'ho dimenticata, non mi interessa più di sapere, la mettiamola da parte e io torno a fare il mio lavoro. Paradossale, curioso, ironico. Non ve lo leggo tutto, ripeto, però insomma il succo è questo. Fine. Nonumento. Se voi andate a digitare su Google nonumento, che cosa viene fuori? Viene fuori: forse cercavi monumento. Cioè, ti sei sbagliato. È un errore, una svista. Di cosa si tratta? Se voi provate, come ho fatto questa mattina, ma di questo parla poi Andrea, ce ne parlerà meglio, no? A digitare Andrea Pinotti, nonumento, Biblioteca Ariostea Ferrara, vi compare forse cercavi monumento. C'è un riconoscimento comunque, no? Io metto una cosa che sembra strana, fa anche rima, nonumento e monumento, sembra strana, ma l'intelligenza artificiale le mette in collegamento. E se poi andiamo a vedere Andrea Pinotti, monumento questa volta, Biblioteca Ariostea, esce subito il nonumento, quindi c'è di nuovo un riconoscimento. Un'antitesi fra l'uno e l'altro, ma un riconoscimento reciproco. C'è una reciproca riconoscibilità, come fossero equivalenti? Questo chiedo ad Andrea. Anche se nonumento vuole opporsi, criticare, annullare monumento, tuttavia c'è una specie su Google di riconoscimento specifico. Vi ringrazio e passo la parola ad Andrea. Allora. Grazie, grazie Marco, grazie a Romeo, grazie all'Ariostea che ci ospita e all'Istituto di Studi Rinascimentali e a tutti voi che siete qui per questa presentazione. È sempre un grande piacere tornare a Ferrara sotto l'egida di Warburg, che ci ha fatto incontrare per la prima volta. E mentre parlavi ho pensato: c'è molto Warburg anche in questo libro qua, anche se non è citato più di tanto, perché in fondo quel grande storico e teorico delle immagini aveva l'ossessione della memoria, no? E aveva chiamato addirittura la sua biblioteca e il suo Atlante intitolandoli alla dea greca della memoria, Mnemosyne. E c'è anche dell'altro, che pensava che la memoria si trasmettesse per delle forme di iscrizione cerebrale. Si era studiato dei biologi ottocenteschi che pensavano che da una generazione all'altra i cervelli registrano delle esperienze e le trasmettono, in modo che noi non è che quando nasciamo come delle tavole rase, no? Ma siamo già, per usare un termine che allora non si usava ma che a noi è più familiare, siamo già preformattati. Pensiamo ad esempio al pulcino che esce dall'uovo e sa subito dove andare a beccare per cercare in mezzo al terreno il nutrimento. Come fa? Chi è che gliel'ha insegnato nell'uovo? Evidentemente non c'è stato nessun training lì, no? Se lo deve portare dietro dalle generazioni precedenti che in qualche modo hanno lasciato una traccia. Anche noi quando parliamo della memoria individuale,
un ricordo che ci è rimasto particolarmente, come diciamo, impresso, no? Come se questa esperienza si fosse iscritta in, da qualche parte, nell'anima, nel cervello, a seconda se siamo più spiritualisti, se siamo più materialisti. Ma questo aspetto scritturale della memoria, questo aspetto dell'incisione, della traccia, dell'engramma, lo chiamava alla greca Warburg, è molto dentro anche in questo libro qui. Perché in fondo, quando parliamo di monumenti, sono dei modi di che una comunità, un gruppo, un paese, una nazione ha di lasciare delle tracce, che devono conservare una memoria che non è più quella individuale, ma è quella appunto sociale, una memoria collettiva. E tu hai fatto benissimo, Marco, a richiamare il dialogo di Platone in cui si presenta il mito dell'invenzione della scrittura, no? Sappiamo benissimo che le antiche civiltà prescritturali erano civiltà orali, ma questo dio Teuto, Tot, a seconda delle traslitterazioni, si vanta di aver inventato questo, quell'altro, quello, ma soprattutto la scrittura, no? Presentandola come se fosse il rimedio alla dimenticanza, no? Uno si dimentica tutto, basta che tu ti scrivi una, ti prendi nota. Infatti non a caso la copertina è piena di post-it, no? È un'opera d'arte, un'opera d'arte che non appena l'ho vista ho subito pensato, qui Eva Marisaldi, che è appunto l'artista, nel dipingere dei post-it, sembrano post-it appiccicati ma in realtà sono dipinti, ha proprio messo in luce questo dispositivo del prender nota, del memorandum. È pieno di foglietti anche il tuo, la tua copia, con un paradosso fondamentale, che è esattamente quello che aveva notato il re di Tebe quando il dio si vantava: ho inventato la medicina definitiva per i problemi di memoria, no? Per la smemoratezza. E il re di Tebe gli risponde: guarda caro, hai inventato senz'altro una cosa molto importante, ma non certo una medicina per la memoria, perché una volta che tu ti sei iscritto l'appunto, il memo, e vale allora, valeva allora quando si prendevano gli appunti con lo stilo sulle tavolette di cera, qui vi ho messo un po' di dispositivi, no? Di memorizzazione, il nodo al fazzoletto, la stampa, appunto la tavola di cera con il suo stilo che è così simile al tablet. Se voi guardate certi vasi greci in cui fanno vedere le persone che scrivono con lo stilo sulla tavoletta di cera, sembrano avere la stessa postura che hanno oggi le persone che sul treno scrivono con la penna digitale sul loro touchscreen. Gli archivi. Noi siamo, tutto va archiviato, no? Noi siamo una civiltà del patrimonio, una civiltà che segue l'imperativo del bisogno ricordare tutto. Ci sono dei progetti addirittura culturali transnazionali, europei o dell'UNESCO, che puntano alla conservazione di tutta la documentazione mondiale. Pensate che è un progetto visionario, no? Tutti i documenti devono essere conservati e già noi qua dentro, nei nostri cellulari, abbiamo tanti più documenti. Pensiamo solo alle foto che affollano le nostre galleries, che non riguarderemo mai più. Già noi non siamo capaci di gestire l'archivio del nostro cellulare o del nostro computer, figurarsi l'archivio generale dell'umanità. Ma è anche al contempo un grande potere questo, no? Perché grazie agli archivi noi siamo dentro in un archivio adesso, una biblioteca, che è una forma di memoria esternalizzata, assegnata ai libri. Se io dovessi, ogni volta che nasco, no? Quella volta in cui io sono nato, sono venuto al mondo, se io avessi dovuto imparare tutto quello che l'umanità prima di me avevo imparato e avessi dovuto rifarlo io in prima persona, vi immaginate, avrei dovuto inventarmi la ruota, inventarmi il fuoco, inventarmi il tetto, inventarmi
mentre noi possiamo accedere ad un'enorme quantità di conoscenze che sono state accumulate dalle generazioni precedenti, grazie al fatto appunto che le memorizziamo. Ma il libro ha come sottotitolo Un paradosso della memoria, perché lo aveva già visto Platone, ma tu dicevi quanti monumenti, il testun Mamiani, no? Quanti monumenti, intorno a quanti monumenti tutti i giorni passiamo e non sappiamo più cosa vogliono dire, magari ci servono solo per orientarci nel traffico, no? O per spostarci da un quartiere all'altro della città, non abbiamo più la più pallida idea di quale sia il loro messaggio, di quale ricordo conservino, di che cosa ci vogliono dire, ci disinteressiamo completamente. Un grande scrittore tedesco come Robert Musil, in un brevissimo saggio che si intitola proprio Monumenti, negli anni 20, aveva espresso questa loro caratteristica paradossale, appunto, dicendo che i monumenti sembrano fatti apposta per non essere visti, che sembra esattamente paradossale, no? Contraddittorio rispetto a quella che è la loro natura. Il monumento è lì, pesante, in bronzo, in pietra, in materiali idealmente imperituri, no? Eterni, massimamente visibile, tipicamente verticale, che si erge nel paesaggio e attira la mia attenzione, definitivo, no? che congela per sempre un personaggio o un evento della nostra storia importante, ed è un ponte temporale, no? Perché guarda verso il passato, ma al tempo stesso c'è adesso, nel presente, e aspira a trasmettere al futuro, alle generazioni future, quel ricordo. Quindi è una sorta di arco temporale che tiene insieme il passato, il presente e il futuro. Eppure, dice Musil, sembrano impermeabili. La nostra attenzione scivola sui monumenti come le gocce d'acqua scivolano su un tessuto impermeabile, un effetto foglia di loto, no? Sapete che le goccioline dell'acqua sul loto ballano, ma non vengono mai assorbite. Perché il paradosso della traccia è proprio questo, no? Io affido la mia memoria ad un supporto esterno, appunto dal nodo del fazzoletto al cloud anche, no? Le nostre agende elettroniche rientrano perfettamente in questa tradizione. Non crediate mai alla favola che ci raccontano spesso, secondo cui la cultura digitale è una cultura completamente smaterializzata. In realtà è materiale solo di una materia diversa, no? Se fosse davvero smaterializzata, il mio cellulare non si lamenterebbe mai dicendomi: svuotami un po' che non ho più spazio per memorizzare le tue foto. Allora, se non hai più spazio, vuol dire che quelle foto non sono smaterializzate, no? Che un qualche spazio, che un qualche ingombro lo occupano. Certamente non è la pietra, certamente non è il bronzo, certamente non è il marmo, ma è un'altra forma di materialità, il cloud che noi crediamo che sia vaporoso, etereo, da qualche parte invece esiste, in qualche server, in qualche deserto, in qualche landa desolata, magari sottoterra. Il paradosso del prender nota, qualcuno di noi si ricorderà le agende smemoranda. La smemoranda lo diceva molto bene, avrei potuto intitolare questo libro Smemoranda alla fine, no? Per fare un omaggio, rendere omaggio a quella gloriosa agenda, perché proprio nel momento in cui io prendo nota posso consentirmi di dimenticare, perché tanto me lo ricorda il memo, quello che mi dovevo ricordare. E allora, non appena io mi segno qualcosa, torniamo al tema della scrittura, quel dispositivo sì mi fa ricordare, ma al contempo mi permette di dimenticare. Diventa, da quel memo che era, da quel dispositivo di rammemorazione, si ribalta e si converte in una macchina di oblio. Una macchina di oblio che fa degli scherzi strani. Tu raccontavi l'aneddoto di Conan Doyle dello studio in rosso. Beh, mentre parlavi venivi in mente quando lui diceva: ah bene, il copernicanesimo, l'eliocentrismo, adesso me lo posso anche dimenticare. Kant, grande filosofo, era stato servito fedelmente per tutta la vita da un servitore, appunto un domestico che si chiamava Lampe.
solo che alla fine canta vecchio scorbutico con lampe, ci litiga, lo licenzia in malo modo, e dato che Kant era molto metodico non voleva più avere a che fare non solo con lampe, perché se ne era liberato, ma nemmeno col suo ricordo. E allora si era preso una nota, ricordati, a se stesso diceva la nota, di dimenticare lampe. E capite che è la squisita paradossalità di questo appunto, no? Un appunto per ricordarsi di dimenticare. Ora, non appena uno entra nel meccanismo del memorandum, del memo, del post-it, e capisce che tutta questa famiglia molto affollata di tecniche, di dispositivi che cambiano nel tempo ma in fondo cercano sempre di risolvere il nostro problema, cioè che siamo, ahimè o per fortuna, come Nietzsche direbbe, delle creature che dimenticano, appena uno entra in questa costellazione di problemi, veramente il paradosso è sempre lì che lo aspetta dietro la porta. Tu hai parlato di questa tradizione monumentale, anche di questa retorica, no? Bombastica, il messaggio che viene assegnato, no? Per le generazioni future, ed è sempre e soprattutto un messaggio che viene congelato. I monumenti ci raccontano una storia passata, l'eroe, ci raccontano l'evento, l'episodio decisivo per una comunità o un paese, ma sono monumenti che sono stati voluti, spesso ci vengono imposti, ma non siamo mica stati noi a decidere se erigere o meno quel monumento lì. E i monumenti, è vero che diventano molto spesso insignificanti perché vengono riassorbiti nel tessuto urbano e nessuno li calcola più dopo un po', ma sapete bene che ogni volta che ne viene eretto uno, che ne viene inaugurato uno, le polemiche si sprecano e ogni tanto risorgono. Pensiamo solo al monumento a Pertini a Milano, in fondo via Monte Napoleone. Ogni tanto qualcuno dice: ma è un cubo, no, di Aldo Rossi, non rappresenta niente, tiriamolo via, mettiamolo in una piazza periferica, come se le piazze periferiche potessero accogliere un monumento insignificante più facilmente che non via Monte Napoleone. Questo per dire che dietro al monumento, che sia a Pertini ma che sia anche ad un piccolo paese, una piccola cittadina, ognuna ha la sua storia di una difficoltà, di una problematicità, di una turbolenza della memoria legata a questo o quel monumento. Infatti tu dicevi: ci sono tante robe in sto libro, dovevo andare a cercare quella che non c'era, ma in realtà è un libro pieno di vuoti, pieno di lacune, ma dato che stava già diventando monumentale, io a un certo punto mi sono dovuto far violenza e ho dovuto chiuderlo. Perché? Perché, ma poi penso che tu ce ne darai un esempio, Marco, più tardi, alla lettera ogni giorno ne salta fuori una. Basta aprire i giornali o sfogliare Google News per capire che ogni giorno nel grande città o nel piccolo paesino emerge una qualche problematica legata ad un monumento, specialmente oggi che i monumenti vengono senza tanti riguardi tirati giù dai loro piedistalli e magari buttati nella discarica o buttati nel fiume. Magari questo è un tema politico attuale sul quale torneremo più tardi, perché ho intravisto dei libri là che Romeo ha portato che hanno a che fare con la cosiddetta cultura della cancellazione, no? Con la cancel culture. Cos'è successo negli anni, a partire dagli anni 60 del secolo scorso, che una serie di artisti impegnati nella cosiddetta arte pubblica e anche nell'arte monumentale, è come se avessero preso sul serio e alla lettera quella descrizione così spietata che Musi l'aveva fatto 40 anni prima dei monumenti come impotenti, incapaci di servire la memoria, perché incapaci di farsi notare sostanzialmente, no? Magnificenti, magniloquenti, retorici, e poi alla fine nessuno si ricalcola più. E allora hanno cominciato questi artisti provenienti da tradizioni diverse ad affrontare, con strategie anche molto diverse,
Questa impasse, questo cul-de-sac, no? Questo vicolo cieco di questa incapacità del monumento a farsi portatore di memoria, a farsi davvero memorandum. Io ho raccolto queste strategie diverse sotto questo concetto monumento che sembra, come diceva proprio Marco, un refuso, no? Sembra che uno si sia sbagliato, che abbia scritto la N invece che la M. Non l'ho inventato io, l'ho ereditato da un architetto visionario radicale degli anni 70, newyorkese, Gordon Matta-Clark, che parlava proprio di non-monument come di una crasi, di una fusione di non-monument, un non-monumento. Perché ho scelto questo termine? Prendendolo da Matta-Clark, ma espandendolo al tempo stesso in direzione di una tipologia, quello che ho tentato di fare è una specie di tassonomia in questo libro, una descrizione dei modi principali in cui si può fare un non monumento. È una tassonomia aperta, perché io non credo nei sistemi chiusi, quindi l'immaginazione umana, non mettiamo limite alla provvidenza, se ne inventeranno sempre di nuove. Mi farebbe molto piacere se, leggendo questo libro, come già mi è capitato di capire che alcuni lettori fanno, alla tipologia di cui adesso vi dirò, qualcuno dice: ah, ma ci sarebbe anche quell'altro caso lì, cioè, e così via, no? Nel senso che io ho descritto qualche esempio pensando appunto in termini di esemplarità, è un esempio, ma poi dopo al lettore vengono in mente altri esempi che potrebbero rientrare in quella classe, no? Come vedere un cane pastore, e poi uno dice: ma di cani pastori però ce ne sono anche degli altri, non solo il pastore tedesco, il pastore belga. Monumento, avrei potuto usare altri termini, antimonumento o contromonumento, che pure circolavano e circolano tutt'oggi nella terminologia, perché Non li ho scelti perché secondo me sono due sottoinsiemi della nonumentalità. Antimonumento è un analogo dell'antibagno, no? Cos'è l'antibagno? È la stanza che sta davanti al bagno. L'antimonumento è un monumento che viene costruito per polemizzare contro un monumento che già c'è. Antimonumento nel senso: ah, tu sei lì monumento, ma io non condivido il tuo messaggio, non credo che sia condivisibile, penso anzi che sia un messaggio da contestare, ti costruisco di fronte, davanti, un altro monumento che entra in una dialettica contrastiva e oppositiva a te. Perché non ho scelto invece contromonumento? Perché contromonumento è un termine che ha cominciato a circolare intensamente nella letteratura su questi temi a partire dagli anni 90 del secolo scorso, che identificava un capitolo importantissimo, cruciale, di cui parlo anch'io nel libro, ma secondo me non esaustivo, di questa problematica, cioè i memoriali, i monumenti commemorativi dell'Olocausto, del genocidio degli ebrei da parte dei nazisti, dei nazifascisti. È un capitolo centrale, è un capitolo che addirittura raggiunge delle soglie di raffinatezza nella riflessione, per cui qualcuno ha detto: il memoriale migliore che si possa fare all'Olocausto è interrogarsi su quale memoriale si possa fare all'Olocausto, no? C'è una sorta di ripiegamento riflessivo della Shoah su se stessa. Però, come vedrete, ma già l'esempio di Montanelli che ha citato prima Marco ve lo fa subito capire, in realtà il nostro problema con la monumentalità, con i memoriali, è un problema che è molto più ampio di quel capitolo pure ovviamente così, così importante. Questo è Gordon Matta-Clark. Purtroppo abbiamo scoperto qualche minuto fa che i video che avevo portato non funzionano, ma ve lo racconto. Matta-Clark si era fatto notare come artista radicale perché operava secondo una pratica che lui chiamava splitting o cutting, cioè il taglio.
lui identificava degli edifici che erano già destinati alla demolizione nelle periferie, che non interessa niente a nessuno, di nessun valore storico o culturale. Andava lì con delle seghe, con degli strumenti particolari, li tagliava, li apriva, li demoliva e filmava tutte queste operazioni. Da un lato accelerava la distruzione di un edificio già comunque destinato a essere demolito, uno degli scarti, diciamo così, della cultura architettonica, della subcultura architettonica dei suburbi americani, e dall'altro però lo salvava perché nella documentazione video e fotografica quell'edificio lì diventava oggetto di una memoria e non sarebbe mai stato ricordato se Matta Clark non si fosse dedicato con la sua forza distruttiva. Si è bloccato, ecco qua. Lo ha fatto anche in un edificio che stava per essere demolito mentre stavano costruendo il Beaubourg a Parigi. No, lui ci ha aperto dei buchi, dei coni, delle aperture coniche e ha filmato, ci sono proprio dei video, dei film interi che riguardano questi interventi. Non avremmo probabilmente più nessuna memoria di questi edifici se Matta Clark non li avesse distrutti facendosi filmare mentre li distruggevano. Anche questo è un paradosso, appunto. Questo è un artista molto importante che qualche anno prima di Matta Clark, e Matta Clark lo conosce e ne viene influenzato, fa un tour nel New Jersey, a Passaic, che era la sua città natale, no? Parte da New York e descrive tutto questo, pubblica su una rivista molto importante, pubblica questo viaggio, questa gita, armato di una macchina fotografica in cui si mette a fotografare quelli che lui chiama i monumenti di Passaic. Ma i monumenti che cosa sono? Sono un ponte arrugginito in cui non si legge nemmeno più la data di costruzione sull'etichetta, sono delle tubature che scaricano del liquame dentro in un canale, è un gioco di sabbia per bambini abbandonato. Ecco cosa sono i monumenti, le antirovine, le chiama lui, di Passaic. No, già questo è un modo per interrogare che cosa va veramente ricordato di un paesaggio, di una città. Quali sono i landmark, no? I segni che contraddistinguono un territorio, che sono quelli che poi le nostre guide turistiche ci presentano. Volete vedere l'Italia in 3 giorni, no? Allora il giapponese che va a Venezia e poi va a Firenze, poi va a Roma e poi torna a casa. Entriamo un attimo, ma anche molto rapidamente, perché quello che appunto vorrei darvi è solo un assaggio di una tipologia. Se il monumento tradizionale è un monumento che va su, che si erge verticalmente, ma se il monumento tradizionale è impotente in questo suo tentativo di affermare questo messaggio come memorandum, appunto, perché non fare dei monumenti che invece che andare in su vanno in giù? Invece che verticalizzarsi si immergono. Questa sembra a prima vista una colonna molto tradizionale e anche un po' banale, no? È stata eretta in periferia di Amburgo negli anni Ottanta da 2 artisti, marito e moglie, Jochen e Esther Schalev-Gerz, che dovevano fare un monumento contro il fascismo, intendendo il nazifascismo, no? Allora, è una colonna che ha una caratteristica particolare, però, che è avvolta da una superficie di piombo malleabile e c'è uno stilo a disposizione e gli abitanti e i passanti vengono invitati a scrivere sulla colonna, a fare un graffito, ancora una volta il tema dell'iscrizione, no? Del memo. Scrivi la tua posizione antifascista, scrivi la tua posizione antinazista. Man mano che il registro ad altezza d'uomo veniva riempito di scritte, la colonna veniva interrata di un segmento, perché sotto la colonna questi 2 artisti avevano fatto preparare un buco capace di contenerla tutta. E man mano che i passanti riempivano la colonna di scritte, la colonna a un certo punto calata fino a scomparire del tutto. L'idea è:
L'antifascismo non te lo può assicurare un monumento. Non facciamo monumenti all'antifascismo, perché rischiamo di credere che ci pensa il monumento a essere antifascista. No, essere antifascista è il gesto di ciascuno, l'assunzione di responsabilità. Se tu assumi la responsabilità del tuo antifascismo, non ti serve più il monumento, infatti il monumento scompare. Vedete, qua ci vedete le varie fasi, poi a un certo punto, adesso voi lo potete vedere, ma lo si intravede da un buco del muro, perché è lì, ma non c'è, cioè è lì, ma non si vede. Questo è un altro esempio, o Heisel, un altro artista molto interessante di questo panorama tedesco, no? A Kassel in Germania c'era una volta una fontana che un commerciante ebreo, Ashrot, aveva donato alla città. Poi questa fontana, dopo la guerra, salta fuori che non c'è più, è stata bombardata, e nella memoria dei tedeschi di Kassel si pensava che fosse stata bombardata dai bombardamenti alleati. Invece era una fontana che era stata distrutta dai nazisti in quanto dono degli ebrei, e quindi il sindaco e la municipalità di Kassel volevano restituire la corretta rammemorazione di questo oggetto, non distrutto dagli alleati, ma distrutto per l'odio razziale dei nazisti. Ora gli dicono di fare la fontana com'era dov'era, grossissimo problema dal punto di vista anche della teoria del restauro, dell'architettura, no? Come hanno fatto la Fenice dopo che si è bruciata, facciamola com'era dov'era, sì. Come era dov'era è sempre un falso, no? O Heisel dice: ok, ve la faccio com'era dov'era, ma ve la faccio la rovescia. Cioè lui ha preso la stessa fontana e l'ha rigirata come se fosse un'immagine speculare e l'ha infilata dentro nel terreno. Funziona, ma è una fontana rovesciata. Qui vedete il momento in cui viene calata sottoterra e qui si intravede l'acqua che scende sotto, no? E queste sono le persone che guardano. Anche qui sono due temi legati alla problematica del nazismo in Germania, ma Ground Zero, dopo l'attacco dell'11 settembre, è stato lanciato un concorso per il memoriale dell'11 settembre e un progetto che non ha vinto, ma che mi sembra molto interessante, di due architetti olandesi, è: ma non stiamo lì a costruire qualche cosa che vada ancora in su? Che era stato quell'arrogante verticalità del World Trade Center che aveva attirato come simbolo la violenza dell'estremismo islamico. Facciamo piuttosto due buchi, grandi come le due torri, lungo i quali si possa scendere e leggere i nomi delle vittime, che si possa fare una discesa agli inferi sostanzialmente, che sia anche una sorta di rituale del lutto, no? Non ha vinto, ma vedete che l'idea di fare qualcosa che vada in giù, che si immerga invece che emergere, è naturalmente se una fontana viene messa a testa in giù non si vede, no? Una colonna che sprofonda nel terreno e si interra completamente non si vede, quindi qui passiamo facilmente ad un'altra tipologia imparentata, che è quella dei monumenti invisibili. Sempre Gerz, con l'aiuto dei suoi studenti dell'Accademia di Belle Arti, notte e tempo, senza che chiedere permesso a nessuno, va sulla piazza di Saarbrücken, davanti al castello che era stato, guarda caso, la sede della Gestapo durante il regime nazista, tira su dei sanpietrini e incide insieme con i suoi studenti il nome su diversi sanpietrini dei cimiteri ebraici che erano attivi nel 1933, che erano stati vandalizzati dai nazisti. Poi cosa fa? Prende sanpietrino con la faccia scritta, torna sempre questo tema, no, della scrittura, lo gira a faccia in giù e ripavimenta la piazza in modo che al mattino nessuno si sia più accorto di niente, no? Ma tutti stavano camminando su un monumento invisibile. Poi questa cosa qui è diventata pubblica ed è stata anche istituzionalizzata, e adesso questa piazza si chiama Platz des Unsichtbaren Mahnmals, cioè piazza del memoriale invisibile, no? Ma Christo, penso che sia forse di tutti questi artisti quello che tutti conosciamo meglio, no? L'idea dell'avvolgimento, no? L'idea del nascondere quello che tutti vedono ma nessuno davvero più vede, no?
Adesso qua non parte il video, questo era uno spezzone di una sequenza di siti di Luci della Città di Chaplin in cui svelano un monumento e poi scoprono che il vagabondo si era addormentato sul monumento stesso, no? È costitutivo del monumento il momento dello svelare il monumento, no? Svelare il monumento per assegnare alla comunità questo dispositivo di rammemorazione. Cristo fa il contrario, Cristo lo vela. Questi sono i progetti negli anni 70 a Milano, quando aveva avvolto la statua di Leonardo alla Scala, Piazza della Scala, oppure la statua equestre di Vittorio Emanuele II davanti al Duomo, no? Che qualcuno diceva: ma cos'è questo giapponese, questo artista che ha venduto la statua ai giapponesi? C'erano delle bellissime articoli che ho cercato di ricostruire nel volume, no, su questi interventi. Qui cosa sta facendo Cristo? È un intervento di velatura che sottrae il monumento, che tanto comunque non vedevi più, lo sottrae la percezione. A quel punto lì, quando lo vedi impacchettato, ti domandi: ma cosa c'era lì sotto? E quando lui te lo risvela, perché questi sono degli avvolgimenti provvisori, non si può tenere il Pont Neuf a Parigi per sé, o il Reichstag, rivedi l'oggetto, dopo averlo perduto alla percezione, sei capace di riguadagnarlo e gli dedichi un'attenzione diversa, proprio perché ti è stato sottratto alla vista. Un po' come dire: ci accorgiamo dell'importanza delle cose solo quando le perdiamo, no? E quando abbiamo la fortuna di poterle riguadagnare, le viviamo con un'attenzione completamente diversa. Ma anche questo gesto di Cristo ci porta dentro in una ulteriore tipologia, no? Perché gli avvolgimenti non stavano su per sempre, no? A un certo punto Leonardo veniva risvelato alla comunità milanese insieme con quegli artisti che gli stanno ai piedi, che nessuno conosce mai, poi riconosce mai, no? Perché è un gruppo scultoreo, non è solo la statua di Leonardo. E quindi è la questione del tempo. Il monumento si presenta tradizionalmente come un oggetto che se ne sta lì per sempre, che ha congelato una memoria di un personaggio, di un evento, e sarà sempre così e per sempre così e permanentemente ed eternamente così. La monumentalità contemporanea invece ha praticato molti casi di memoriali effimeri, temporanei, che durano, come nel caso a Londra, a Trafalgar Square. Tutti sono stati a Trafalgar Square, ma non tutti si ricordano che Trafalgar Square ha quattro angoli con quattro piedistalli, tre c'hanno delle statue e uno non ce l'ha. Non sono mai riusciti a destinare una statua permanentemente a questo piedistallo. Allora si sono inventati questo progetto, il progetto del quarto plinto, che è diventato uno dei progetti di arte contemporanea più famosi, per cui si fa un concorso, chi vince ha il diritto di metterci qualche cosa o qualcuno, addirittura se stesso, come ha fatto Anthony Gormley invitando delle persone a iscriversi sul web per avere qualche minuto in cui poter fare qualche cosa sul quarto plinto. E quindi questo è per definizione una temporaneizzazione di un memoriale che diventa per definizione provvisorio. Questi sono altri esempi di memoriali che si sono succeduti su questo plinto, che è appunto, questo è un altro artista, Hirschhorn, che ha fatto dei monumenti a Gramsci, ma anche a dei filosofi importanti come Spinoza, come Deleuze, come Bataille, coinvolgendo una comunità. Qui siamo nel Bronx, ad esempio, ed è stata un evento partecipativo che è durato più giorni, c'era una radio, c'era la distribuzione del cibo, c'erano delle discussioni e c'erano degli striscioni che recuperavano alcune famose citazioni da Gramsci, magari reinterpretate, una di queste dai Quaderni del Carcere, che ogni essere umano è un intellettuale, e Hirschhorn era lì che parlava con la gente, parlava con i giornalisti. È durato per un tot e poi è sparito. Anche da noi in Italia abbiamo un artista che si è occupata di monumenti momentari, come dice il titolo,
ha eretto una serie di sacchi di sabbia attorno al monumento molto controverso del padre della lingua italiana a Trento. Sapete che quel territorio è un territorio particolarmente conflittuale dal punto di vista della dominanza linguistica. Era così momentaneo e provvisorio questo monumento che è crollato ancora prima che la Favaretto lo finisse. Probabilmente qualcuno l'ha boicottato, ma ha interpretato e anticipato l'idea di una provvisorietà. Noi siamo abituati ad avere... Marco, quanti minuti ho? Tagliami, perché poi vado avanti e non mi rendo conto. Qualche altro minuto, passiamo alla parola. Passiamo a Paolo Romero. I monumenti li pensiamo sempre in materiali pesanti, no? È il bronzo, è la pietra, il ferro, il marmo, e non sorprende che le strategie monumentali contemporanee abbiano invece prediletto il gas, la luce, l'aria, il pneuma, si sarebbe detto una volta, cioè dei materiali non materiali o quasi materiali, no? Qua il video vi avrebbe mostrato una ragazza in lacrime. Tania Brughera ha preparato una stanza, lo ha fatto a Londra alla Tate, ma lo ha ripetuto anche a Milano al PAC, al Premio d'Arte Moderna, d'Arte Contemporanea, per costringervi a soffrire e a piangere in relazione alla crisi umanitaria e alla strage dei migranti. Lì vedete un numero, è il numero dei morti che veniva progressivamente aggiornato. Tu entravi in una stanza, in questa stanza non c'era niente se non la diffusione di un vapore al mentolo che ti costringeva a piangere. E questo è una sorta di monumento, di memoriale atmosferico, perché è l'atmosfera che ti costringe a pensare e a ricordarti di quanti stanno morendo, che pone anche dei problemi etici, no? Perché mi costringe a empatizzare, magari io non vorrei empatizzare con i migranti che stanno morendo, eppure tu mi stai portando ad una sorta di immedesimazione forzata. Questo è molto pesante. La Margoies, anche qui entri in degli spazi, c'è una nebbiolina o ci sono delle bolle tipo di sapone, percorri questo spazio, non capisci cosa stai facendo, alla fine dello spazio esci, c'è un cartello che ti dice che hai attraversato una vaporizzazione di un liquido che viene usato per lavare i cadaveri di morti violente in Messico. E allora poi dopo ti spiegano che il liquido è stato sterilizzato, ma intanto e tu lo hai incorporato, perché non puoi fare a meno di respirare questo vapore, no? E questo è evidentemente una cosa estremamente intima, perché il memoriale te lo porti letteralmente dentro, no? Cioè lo hai metabolizzato nel tuo stesso corpo. I Buddha di Bamiyan, che sono stati distrutti pochissimi mesi prima dai talebani, pochissimi mesi prima, a marzo, mentre a settembre poi ci sarebbe stato l'attacco alle Torri Gemelle, cosa fare di quelle nicchie vuote che occhieggiano nella roccia afghana della valle di Bamiyan? Li ricostruiamo per anastilosi, facciamo dei falsi com'era dov'era, li riposizioniamo lì. Alcuni hanno proposto di fare degli interventi provvisori, ancora una volta, ma pneumatici, Buddha gonfiabili. Vedete l'ironia anche, no? Nella tragedia della perdita dell'oggetto, oppure Buddha laser, in un progetto che puntava anche a dotare la valle di una centrale elettrica, quindi un servizio alla popolazione e anche però il ricordo proiettato su questo enorme schermo che sono le pareti di roccia dei Buddha di Bamiyan, quindi una commemorazione che resuscita in qualche modo l'oggetto senza riproporti il falso. Mi fermo qui perché avrei altre tipologie, ma do volentieri la parola a Romeo, così intanto bevo un po' d'acqua.
Grazie Andrea. Mentre appunto con molto piacere ho ascoltato la tua conversazione, adesso nel dare la parola a Romeo non posso fare a meno di una piccolissima osservazione, che è questa: nel affidare la nostra memoria a questa iscrizione, a questo memo, e tuttavia io non posso dimenticare qualcosa, cioè dove ho messo questo memo materialmente. E a me capita, proprio perché mi dimentico dove li ho messi, di attaccare questi memo gialli sulla porta di casa, per cui quando esco non posso fare a meno di vederlo. Bene, Romeo. Grazie, e sarò brevissimo in realtà, perché insomma, ascoltando entrambi ci sono molti stimoli, molte idee. E io volevo sottolineare soprattutto un aspetto che la lettura del libro mi ha insomma aperto e mi ha riportato davvero l'attenzione, ed è stato in realtà un puro caso, nel senso che io stavo leggendo il libro per la presentazione mentre stavo leggendo altri due libri che sono usciti quest'anno, che sono il primo è di Giovanni Villa, che è la persona che il 7, il professor Villa, che il 7 farà l'incontro con noi, che si chiama Un popolo di statue, l'Italia raccontata dai suoi monumenti, e l'altro di Tommaso Montanari, molto più recente, credo di qualche mese fa, che si chiama Le statue giuste. E ovviamente molti temi ritornavano, si sono collegati eccetera. Il volume che oggi presentiamo è proprio presente nella bibliografia di Montanari, nel saggio di Montanari. E la cosa che mi ha fatto impressione anche insomma leggendo soprattutto un capitolo che è il terzo, che io ho davvero adorato, che si chiama Il monumento è nell'occhio di chi guarda, è proprio il, come posso dire, la contemporaneità di questo volume. Cioè è un libro che ci tocca sull'oggi, su un tema che è al centro del dibattito pubblico, dello spazio pubblico e del dibattito pubblico. E tutto questo tentativo che qui viene giustamente spiegato, raccontato nei dettagli, io mi sono divertito tantissimo da storico dell'arte a leggere di opere di arte contemporanea. Da modernista il contemporaneo a volte mi è un po' lontano, ma mi sono divertito veramente tantissimo a leggere di installazioni e di monumenti contemporanei. E mentre mi preparavo per oggi ho cercato su Istat, sull'Istat alcuni dati per capire perché i monumenti sono un tema che ci tocca così tanto. In Italia vengono inaugurati ogni anno in media 190 monumenti, cioè vuol dire che al giorno alterni quasi, un giorno sì un giorno no, in Italia viene inaugurato un monumento. E di questi monumenti, questa è un'altra tematica che insomma ci tocca, no? Che non è presente proprio pienamente in questo volume, ma credo che sia interessante dirlo. Di questi monumenti, escludendo la Vergine Maria, le Sante, eccetera, solo 6 monumenti in Italia vengono dedicati ogni anno a delle donne. E di questi 187-190 monumenti in media, 80 ogni anno vengono rimossi alla fine dell'anno, cioè hanno una durata brevissima sono oggetto di forti dibattiti politici. E qui a me è piaciuto moltissimo nel libro la storia, no, in questo comune dell'Eccese, del monumento a Manuela Arcuri e la sua rimozione, poi il suo essere riposizionato, la causa, insomma la questione politica che ne è nata tra le varie giunte che si sono succedute. Nel libro di Tommaso Montanari c'è un'altra parte molto interessante su i possibili monumenti nonché poi tutta la questione della toponomastica a un personaggio discusso sulla scena politica, che è Giorgio Almirante. Quindi rimuoverli, toglierli, aggiungerli, no, è corretto, no, toglierli. E poi in questi due librini, io come vi ripeto, da modernista, quindi da persona che si occupa di temi di storia dell'arte moderna, mi sono incantato soprattutto su due storie che secondo me erano interessanti, insomma, per poi porre la domanda a Clu, che l'anticipo è: come mai il monumento improvvisamente negli ultimi anni, addirittura dire negli ultimi mesi, la questione del monumento, o addirittura di cosa è monumento e di cosa non è monumento, è ritornata così preponderante nel dibattito pubblico? Ed è per questo che io
veramente ve lo consiglio, è una lettura, a parte che è scritto veramente straordinariamente bene, ma è una bella lettura, non facile, non sempre facile, ma estremamente arricchente, con un'edizione, un editore, e mi piace ricordarlo, l'ha già fatto Marco, raffinatissimo, italianissimo nonostante il nome, è davvero un libro che, da feticista dei libri, insomma, la voglia di possedere questo, l'oggetto libro, è un bel libro, un libro bello da tenere, da sfogliare nel tempo. E vi dicevo delle storie interessanti da un punto di vista di storia dell'arte moderna, ma che secondo me si collegano bene anche a questo tema della contemporaneità e di che cos'è il monumento e di che ruolo vogliamo dare al monumento oggi sulla, diciamo, nel dibattito pubblico. Sono due in realtà, una l'abbiamo già citata, che è il monumento a Dante Alighieri a Trento, e questo monumento che insomma è molto dibattuto e ancora oggi se ne discute moltissimo, e leggevo che di pochi giorni fa la proposta in Consiglio Comunale a Trento di togliere l'iscrizione che è presente sotto il monumento, che dice parole di consacrazione al poeta nazionale cancellate dall'austriaco, la Società Nazionale Dante Alighieri nuovamente incise celebrando la vittoria d'Italia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, e si è chiesto di rimuoverli per evitare lo scontro con la vicina provincia di Bolzano, quindi un tema insomma ancora molto vissuto. E poi l'altro era un monumento straordinario, che è quello di Livorno Ferdinando de' Medici, che è un monumento che viene progettato alla fine del Cinquecento e completato nel 1601, che è il monumento, il cosiddetto monumento dei quattro mori. E Villa racconta benissimo la storia appunto di questo monumento, rappresenta il duca, il granduca su una colonna in alto, e attorno in catene ci sono quattro mori, quattro straordinarie sculture da un punto di vista proprio prettamente estetico, diciamo, di Pietro Tacca, e Villa racconta un testo del 1830, quando il pittore americano Rembrandt Peale passa per Livorno e scrive sul suo diario: lo spazio fra il porto e le mura urbane di Livorno è abbellito, o così pensano, con la statua colossale di un orgoglioso e fiero Ferdinando I, che si erge in marmo bianco su di un alto piedistallo, ai quattro angoli del quale, in un atteggiamento di sottomissione e terrore disgustoso, siedano quattro schiavi asiatici in bronzo, le cui catene, che scendono dagli angoli del piedistallo, dovrebbero, nelle intenzioni, ornare un grazioso monumento di questo... con un grazioso movimento questo disgustoso non monumento. Quindi questa questione di che cosa è un monumento, di cosa no, di cosa dovrebbe essere monumentalizzato, di cosa dovrebbe essere conservato, è una questione che già nel 1830 per un monumento come quello di Livorno insomma si toccava, e che recentemente con la questione proprio della cancel culture, dei movimenti afrodiscendenti di riappropriazione degli spazi pubblici è tornata alla ribalta, perché dovete sapere che Livorno, lo raccontavo proprio qualche giorno fa a Marco, la città italiana, la seconda città italiana per la presenza di afrodiscendenti, quindi c'è la seconda comunità più numerosa di afrodiscendenti in Italia, ed è la città dove c'è, paradossalmente l'abbiamo appena detto, il monumento più discusso, perché uno di questi schiavi mori, così sono chiamati secondo la tradizione, è proprio in catene, ed è uno diciamo addirittura dei simboli della città. Fino a qualche anno fa il volto di uno di questi schiavi era il logo dei musei civici di Livorno, quindi insomma è una questione insomma molto complessa. E quindi il libro apre davvero un dibattito interessante su questa cosa. Io vorrei citarvi solo una frase che per me è stata geniale, che mi è piaciuto tantissimo, che è dell'introduzione, che dice che i monumenti sono la dinamo della memoria, che accumulano l'energia del passato e la tengono in serbo per il futuro, per un futuro che la sappia riattivare, fare presente, trasmettere a sua volta a un nuovo futuro. E credo che
sia una lettura necessaria, cioè discutere sul ruolo dei monumenti e quindi anche su, come dice il sottotitolo, sul paradosso della memoria, cioè di questi monumenti che riempiono lo spazio pubblico, riempiono le nostre strade, ma che paradossalmente solo adesso stiamo iniziando a riscoprire. Non è un caso che nella politica, senza fare nessuna polemica, ma si ritorni a utilizzare delle frasi che in quei monumenti, come quello di Dante che vi ho citato prima, sono così amate, i sacri confini della patria. Non è un caso che in questo momento i monumenti italiani della Prima Guerra Mondiale siano oggetto di una mostruosa, io sono molto contento, ma insomma, che bisognerà leggere poi, chi dopo di noi verrà la leggerà in chiave politica, campagna di restauro e recupero dei monumenti della Prima Guerra Mondiale. Un monumento come straordinario, esteticamente straordinario, come quello di Re di Puglia alla Terza Armata, che ancora oggi è considerato tra i due monumenti nazionali principali insieme al Vittoriale, al Vittoriano degli italiani a Roma, è oggetto adesso di un profondo restauro che però non sta minimamente intaccando la parte, come posso dire, di composizione del monumento, quel presente che viene ripetuto così tante volte e che ha ovviamente un netto rimando politico al mondo nazifascista e al momento in cui quel monumento è stato creato. Andrebbe forse, lo dico come proposta, se ne è molto discusso, il Comitato Nazionale per gli Anniversari Nazionali ne ha molto discusso, dopo 2 anni di discussione hanno deciso di non toccare questo monumento, ma andrebbe forse reinterpretato, rispiegato ai nuovi cittadini italiani, afrodiscendenti o non, quel monumento che urla presente, l'invincibile Terza Armata, i sacri confini della patria, non so quanto dica dell'essere italiani, non so quanto questi nuovi italiani si sentano parte della nazione utilizzando quei monumenti lì. Priva di polemica la mia, io sto semplicemente sottoponendo un problema che in parte il volume tocca, e quindi vi dicevo proprio il terzo capitolo, cioè che cosa si può considerare monumento, cioè il monumento negli occhi e nell'occhio di chi lo guarda, è esattamente uno dei punti fondamentali per riuscire ad affrontare questa problematica importante, secondo me necessaria per riuscire a vivere diversamente lo spazio pubblico e i monumenti. Dico l'ultima cosa che insomma mi ha fatto molto sorridere, che è dedicata al mondo ferrarese invece. E, il ruolo che io ricopro, che è quello di conservatore delle collezioni civiche, fino a qualche anno fa, cioè fino alla prima metà del Novecento, era conservatore alle collezioni pubbliche civiche e ai pubblici monumenti. Uno dei compiti dei conservatori era quello di mantenere i monumenti della città. E uno dei monumenti che uno storico direttore dei Musei di Arte Antica cerca di mantenere, e in parte forse lui prova anche a comprendere la problematicità di quel monumento, senza però riuscire ad andare, diciamo, a risolvere il problema, è la colonna di Borso, la colonna ebraica, come lo chiama Gualtiero Medri, allora direttore, perché la colonna ebraica nel 1715, se non erro, insomma stiamo parlando della prima metà del Settecento, ha bisogno, crolla se non erro, o comunque ha bisogno di essere ricostruita, e per essere ricostruita si utilizzano le lastre di un cimitero ebraico, e quindi quelle lastre oggi in marmo che sostengono la colonna di Borso provengono da uno dei cimiteri ebraici di Ferrara. Per anni si era pensato che fosse questa una teoria, negli anni 90 si fa il restauro della colonna, la colonna viene smontata e abbiamo la prova che queste sono davvero lastre di un cimitero israelitico, e Gualtiero Medri si pone il problema del valore di questo monumento, cioè di come i cittadini ferraresi possono leggere o rileggere questo monumento, e il problema lo risolve in estrema velocità dicendo che il problema non sussiste, perché in fondo di fronte alla cattedrale c'è un altro monumento che era quello di Vittorio Emanuele II, che porge le terga, così dice Gualtiero Medri, alla statua della Madre di Dio, e che quindi c'è un problema insomma peggiore di quello da risolvere, che è Vittorio Emanuele che porge le terga alla facciata del Duomo. E non è un caso che nel 27 il monumento a Vittorio Emanuele
Emanuele viene smontato in odore di concordato con la Santa Sede, posizionato nell'attuale Piazza Repubblica, e poi da lì, quando diventa Piazza della Repubblica, era per l'appunto allontanato. E quindi fondamentalmente erano un po' di racconti, insomma, di elementi che ho trovato durante la lettura, ma la questione che, insomma, io volevo porre, se c'è tempo ovviamente, era proprio come mai oggi il monumento, cioè perché siamo tornati proprio negli ultimi anni a discutere su che cosa è monumento e che cosa no, e perché il monumento è tornato così prepotentemente nella vita pubblica, nel dibattito pubblico. Ok, grazie. Grazie Romeo, hai fatto bene a ricordare, visto che c'è qualcuno, penso che non lo sappia, comunque ce ne siamo dimenticati, della colonna ebraica di Borso, che alcuni conoscono ma forse tanti no, quindi hai fatto bene. Ecco, adesso passo un momento la parola ad Andrea, che così risponde a questa domanda, e poi attendiamo qualche domanda da parte del pubblico, non dimenticandoci naturalmente del tempo che sta scorrendo e per cui prima o poi dovremo chiudere questo bel pomeriggio. A te Andrea. Grazie Romeo per queste sollecitazioni. Io penso, qui avete un'immagine di una statua abbattuta di Colston, uno schiavista inglese che a Bristol è finito nel fiume in seguito alle proteste del movimento Black Lives Matter, e io penso che quel tipo di atti, questo è stato uno dei più eclatanti, ma se ne sono susseguiti tantissimi sul territorio europeo, negli Stati Uniti, come sapete hanno anche proposto spesso e volentieri di tirare giù la statua di Cristoforo Colombo a Colombo Circle a Manhattan. Quindi quello che cosiddetta cancel culture si propone è quello dell'abbattimento di statue che tendevano a perennizzare delle figure che oggi come oggi non possono essere più presentate come degli eroi di una narrazione monolineare, no? di un pensiero unico, perché sono stati schiavisti, perché sono stati violenti, perché sono stati razzisti, perché sono stati dei prevaricatori che hanno imposto un potere bianco, eccetera eccetera. Quindi il fatto che tutta una serie di monumenti siano stati messi in discussione fisica proprio, no? Cioè dal punto di vista della loro conservazione fisica, ma penso anche e vedete che ci sono degli elementi molto eterogenei, penso anche all'ISIS, penso anche alla distruzione che in realtà era distruzione di copie in gesso, mentre quelle autentiche venivano avviate al mercato nero, un po' come facevano i nazisti con l'arte degenerata, no? Che ne bruciavano qualche pezzo in piazza e poi il resto finiva nelle collezioni private dei gerarchi nazisti, o come nel caso dell'ISIS, venduto sul mercato nero per poi acquisire fondi per gli armamenti. Anche in quel caso lì però abbiamo visto dei video, no? Ripetuti su YouTube, di questa, anche un altro paradosso, no? Una cultura profondamente iconoclasta che si fa dei film mentre distrugge le statue con uno stile Mission Impossible, no? Con uno stile hollywoodiano. Ma ben venga questa riflessione. Qui vi faccio vedere un bozzetto di Banksy che per quanto si sia venduto al mercato rimane sempre estremamente geniale, no? Sì, tiriamo giù la statua, ma quasi. Facciamo un monumento in cui ci sia la statua di Colston e anche la statua di quelli che la stanno tirando giù, no? Cosa ci sta suggerendo qui Banksy commentando su Twitter? Sono tutti contenti, everyone's happy, no? Sono tutti contenti così, perché ci sono quelli che volevano tenere la statua e quelli che la volevano tirare giù. È una sorta di contraddizione in termini, una sorta di ossimoro, no? Che Banksy qui sta proponendo, ma anche io credo una sorta di palinsesto. Cioè, per tornare al modello scritturale, l'idea che il monumento riesce quando si sottrae alla
idea del pensiero unico e del congelamento della memoria in modo che venga trasmessa così com'era, no? Un passato chiuso in se stesso e archiviato. No, il passato è qualcosa di cui tu ti riappropri e che ricostruisci costantemente partendo dal tuo presente, no? E le generazioni hanno il diritto di riappropriarsi di monumenti. Qui pongo un problema, ci sono anche degli esperti di restauro in sala. Se io do una martellata a Dante, come lo aggiusto poi, no? Cioè, se qualcuno ha dato una martellata a Dante per un motivo politico, o se qualcuno ha imbrattato Montanelli, no? Scrivendogli stupratore, faccio bene come fa sindaco Sala a mandare subito l'impresa di pulizia a togliere quella vernice, o quella vernice andrebbe lasciata come è successo in altri casi? Ad esempio un carro armato sovietico a Praga che viene mantenuto rosa perché è stato contestato in quanto i sovietici erano stati gli invasori, no? E i soppressori della primavera di Praga. Cioè la stratificazione di interventi successivi su un monumento va pulita o lasciata per conservare la memoria vivente del monumento stesso, che è una memoria a palinsesto. Cos'era il palinsesto? Era una traccia di scrittura che poi veniva cancellata per far posto a scritture nuove, ma sotto sotto vedevi ancora che rimaneva la prima scrittura e c'era una stratificazione continua, no? Vi faccio vedere un esempio che a me piace molto e poi dopo ti rilascio la parola, Marco, di un caso non a Trento ma a Bolzano che mi ricorda proprio quello che tu dicevi rispetto alla necessità oggi di interrogarsi, no? Noi come italiani abbiamo fatto un percorso molto 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 più all'acqua di rose rispetto a quello che è stato fatto in Germania con il nazismo, no? In questi ultimi decenni. Noi abbiamo avuto un presidente della Repubblica ex comunista come Napolitano che pronunciava i suoi discorsi ufficiali e dietro c'era presente. E dietro c'erano i sacrari fascistizzati, cioè della Prima Guerra Mondiale, ma riappropriati dal fascismo, perché il fascismo è stato un grande movimento di riappropriazione, di fascistizzazione di monumenti che non erano originariamente fascisti, no? Come appunto quelli dei reduci, comunque delle vittime dell'irredentismo, eccetera. Allora lì non fa problema che dietro a Napolitano c'è un fascio littorio o c'è presente ripetuto migliaia di volte. Noi non ce ne siamo mai resi conto che quella roba lì faceva scintille, no? Dal punto di vista c'era un cortocircuito della memoria lì che è molto bene oggi invece portare alla luce e interrogarsi su questa cosa. Adesso vi faccio vedere questa storia che ha dell'incredibile, se lo trovo, che secondo me, eccola qua. Allora, qui a Bolzano, in quella che oggi è la facciata del Palazzo delle Finanze, c'è un enorme fregio che si intitola Il trionfo del fascismo. Un fregio monumentale che di P. Frader, che era stato commissionato da Mussolini e mai terminato, che mostra le varie campagne d'Africa, la bonifica dell'Agropontino, tutte le grandi conquiste del fascismo, e poi c'è un bel duce a cavallo e in mezzo alle gambe del cavallo si legge il fatale motto: credere, obbedire, combattere. Non riescono a finirlo, il fascismo cade, ma cosa fanno i bolzanini? Ligi al contratto, avevano le lastre di marmo nel magazzino, finiscono il montaggio negli anni 50 col duce a Bolzano, un territorio, una città che aveva subito una italianizzazione forzata e una soppressione o persecuzione della minoranza per motivi, no, della lingua italiana, eccetera eccetera. Quindi un enorme fregio che campeggia su un palazzo pubblico e che è il trionfo del fascismo. Cosa fare? Lo tiriamo giù? Lo distruggiamo?
l'hanno finito, ma una volta finito era lì come un peso enorme sullo stomaco della cittadinanza, no? Quella che si chiama difficult heritage, un'eredità difficile, no? Quindi hanno fatto un concorso e i vincitori di questo concorso, che si chiamano Holzknecht e Bernardi, cosa hanno fatto? Il fregio è intatto, ma ci sono delle lettere che sono state apposte, superimposte, sovrapposte al fregio stesso, che si illuminano la sera come vedete adesso, e che sono una citazione in tre lingue, in tedesco, in ladino e in italiano, di una frase di Hannah Arendt. Una frase di Hannah Arendt, la filosofa tedesca ebrea, che ha scritto La banalità del male, che ha assistito ai processi ad Eichmann a Gerusalemme, che è intervenuta spesso e volentieri intorno alle derive totalitarie, ha scritto un libro sulle origini del totalitarismo, e Hannah Arendt in un'intervista a Joachim Fest aveva detto: secondo Kant nessuno ha il diritto di obbedire. Vedete come entra in una antisonanza, non una consonanza, no? Entra in diretto conflitto con la frase di Mussolini che ti chiede di obbedire ciecamente, no? Credere, obbedire, combattere, Mussolini. Hannah Arendt, nessuno, e Kant dietro, nessuno ha il diritto di obbedire. Questo è un palinsesto. Tu continui a vedere che lì c'è, non lo distruggi, non lo butti nel fiume, no? Non lo butti nell'Adige, lì continua a esserci il trionfo del fascismo. Ma sovrapponi una reinterpretazione, te ne riappropri nella piazza, poi ci sono dei volantini che spiegano l'origine dell'uno e dell'altro monumento, quindi c'è anche una documentazione per chi vuole approfondire, eccetera, eccetera, ma intanto tu leggi due scritte. Credere, obbedire, combattere, nessuno ha il diritto di obbedire, perché non ti potrei mai nascondere dietro il dito ho obbedito agli ordini, non era colpa mia, non era la mia responsabilità. Avevi la tua responsabilità, semplicemente l'hai soffocata credendo che l'obbedienza ti legittimasse, ti giustificasse. Io penso che questo sia un intervento di una raffinatezza e anche di una ricchezza storica, perché preserva e al contempo contesta. Grazie Andrea, forse abbiamo 10 minuti per una domanda o due, vediamo un po' se c'è qualcuno che chiede la parola. Adesso aspetta, arriva Andrea con il microfono. Allora, grazie innanzitutto, questo è un tema ricchissimo, il tema della memoria e in qualche modo della sacralizzazione, dell'importanza di questi archetipi che scegliamo, che ci vengono imposti. Allora, mi è venuto subito in mente la distruzione del monumento, in questo momento ho sempre un'intensità. Un'amica albanese che era in piazza quando venne abbattuta la statua di Enver Hoxha, credo che abbiamo visto tutti. Quello è stato un momento veramente importante di liberazione, non solo per l'Albania, ma anche nei paesi dell'est. Cioè, ricordo quando andai a Tbilisi che tutte le statue di Lenin erano state abbattute, rimaneva quella di Pushkin, e pare che ci fosse stato un momento in cui sono andati lì per tirare giù anche quella di Pushkin, dice no, Pushkin lo lasciamo, poveretto, non ci ha fatto niente. Non so se ci sia ancora, perché poi rimane la cosa. Mi è venuto in mente, quindi il tema, potrei fare, ma cioè, mi è venuto in mente una statua che ho incontrato nella mia vita più volte, ed è quella del Kingly Fresser di Berna, che è la statua che è su di una fontana, il personaggio che mangia i bambini bernesi. In seguito a una serie di pogrom tardo medievali, sono proprio nella liquidazione della
che era questo monumento celebra in qualche modo il trionfo, rappresenta l'infanticidio, sì, un rituale dei quali appunto queste comunità vengono. E questo è io ci ho messo un po' di tempo per dire storia. Cioè, questa, quando cade anche altrove che un monumento rappresenti, nasca in un momento storico, ma non so, ha una pregnanza talmente profonda da rimanere. Cioè, sarebbe completamente improponibile ora, ma rimane. E forse questo non è un processo consapevole. Cioè, ci si riconosce. Ecco, questa è un po' la mia domanda. Il senso profondo, ma il monumento, ci riconosciamo nel valore? O semplicemente è qualcosa che è parte della nostra storia, del nostro... Grazie. Sì, dico grazie. Penso che ci sia... indubbiamente una inerzia materiale, no? Del monumento. Il monumento è anche questa la grande responsabilità di una amministrazione che commissiona un monumento e di un artista che interviene nello spazio pubblico per erigere il monumento. Poi sarebbe anche interessante da interrogarsi su questa polarità: è arte o no? Perché più, perlomeno nei casi che ho visto io, più si accentua il polo artistico, più va in sordina il messaggio memoriale, no? Perché tu vai lì e lo vuoi guardare il monumento per quel che ti dice o perché è bello. Il valore estetico prende spesso il sopravvento sul valore storico commemorativo e allora il monumento forse sta fallendo in quel momento lì, no? Perché... è anche questo un altro aspetto del paradosso, no? Che vengono chiamati gli artisti a fare i monumenti, ma quando gli riesce particolarmente bene come opera d'arte, di solito fallisce come memoriale. Forse il caso di Aldo Rossi con Pertini, mentre quello di Montanelli è così brutta come statua che ci si... Eccola qua. Qualcuno ha detto è troppo uguale alla foto di Fedele Toscani, che è il padre di Oliviero, no? Qualcuno ha detto non è abbastanza fedele perché nella foto il cappello è in testa, mentre nella statua gli hanno messo il cappello vicino al piede, no? Ma quindi, tornando alla sua domanda, c'è un'inerzia per cui il monumento una volta che è fatto è lì, no? E quindi diventa una cifra identificativa di un quartiere, di una strada, di una piazza, anche quando perde la sua capacità di trasmettere un messaggio, rimane comunque come landmark, come dicono gli inglesi, ma insisto su questo termine perché c'è ancora la componente scritturale, no? È un mark, è una traccia, una marca, un segno sul land, sul territorio, no? E quindi mi può, come dicevo all'inizio, funzionare per dispositivo di orientamento, per esempio, no? Nei miei spostamenti in città, e anche perché viene assorbito nel paesaggio urbano, e quindi se io sono di una città, sento che sono familiare con quel tipo di, ho familiarità con quel tipo di oggetto, appartiene al mio tessuto, no? Di habitus, di esperienze abitudinarie, anche se non so più che cosa vuol dire, no? Per la sua mera presenza. Una presenza che è completamente anestetizzata da un certo punto di vista, perché ha perso la capacità di parlarmi, di essere politicamente o storicamente o culturalmente efficace, attivo, e ciò nonostante fa parte del mio tessuto urbano, no? In fondo la familiarità con una città, quanti di noi possono dire di conoscere la propria città, no? Certamente Marco, che non è di Ferrara, conosce però Ferrara molto meglio di tanti ferraresi, perché tu hai una passione nella ricostruzione e nella conoscenza, no? Della tua città, ma molti di noi, io mi metto per primo con la mia città natale che è Mantova, non abbiamo una consapevolezza storico-culturale, no? Eppure siamo
al di là di questo, legati agli oggetti che la costruiscono e che la costituiscono. Chiedo ad Andrea Marchese se abbiamo tempo ancora per una domanda. C'è una domanda qui. Sì, grazie, grazie Andrea. Io ho una brevissima domanda che riprende, chiede forse di approfondire con due parole quello a cui ho già fatto riferimento adesso. Avevo alzato la mano prima che tu toccassi il tema, cioè quello proprio del valore estetico del monumento. E se, ecco, io avrei una lettura forse contraria a quella che tu adesso hai rapidamente proposto, cioè ritenderei a dire che il monumento riesce quando il suo valore estetico oblitera, potremmo dire così, il suo messaggio etico. Non perché in questo confermi o rafforzi il messaggio etico e aiuti a ricordarlo, ma perché perennizzandosi come monumento ne attiva la riattivabilità infinita nel momento in cui, appunto, dal punto di vista estetico riesce a trascendere, diciamo così, forse usando una categoria un po' semplice, la sua funzionalizzazione. Cioè la funzionalizzazione dell'arte alla fine è sempre un po' sciatta, un po' banale, un po' da quattro soldi, e quando invece riesce a, diciamo, trasportare il momento estetico, no? Al di là della sua funzione, permette anche una riattivazione che non deve essere quotidiana, immediata, ogni minuto, ma può essere in compenso eternamente ripresentabile. Grazie. E pensavo a questo. Grazie Matteo. Provo a risponderti facendo un ultimo esempio di quelli che erano rimasti in canna, e cioè uno dei più famosi memoriali della contemporaneità, il memoriale agli ebrei assassinati che Peter Eisenman ha realizzato a Berlino vicino alla porta di Brandeburgo, no? È una griglia ortogonale piena di molto regolare, con delle stele in cemento di varie dimensioni, no? La comunità ebraica ha detto: Dio, che orrore, come si fa a capire che è un monumento agli ebrei assassinati dai nazisti? No, perché non si vede nessun ebreo assassinato da un nazista, neanche un ebreo in un campo di concentramento, come invece tanti memoriali all'olocausto della Shoah mostrano. No? 3 minuti. A questo progetto doveva partecipare anche Richard Serra, che poi per qualche motivo se n'è andato via perché era in conflitto con la committenza. Serra fa delle opere che sembrano esattamente le stele, magari messe in su invece che essere messe in orizzontale, come le fa Eisenman. No? Però dice: guardate che i miei non sono monumenti, non memorializzano nulla. È come se Serra, facendo un'opera d'arte, dicesse: io ti faccio vedere com'è la forma della monumentalità, ma è intransitiva, perché non c'è un messaggio che passi su nulla, perché non ha un oggetto di commemorazione. Invece la stele di Eisenman, che dal punto di vista morfologico formale è identica agli oggetti di Serra, ha un oggetto che è poi il suo titolo, è un monumento per gli ebrei assassinati dai nazisti in Europa, no? Allora, se io guardo al monumento di Eisenman, penso: dove passa il messaggio? Cioè, ha un complemento oggetto? Che cosa commemora? E allora non mi trattengo sull'oggetto, ma passo a ciò che l'oggetto commemora. Se io guardo Serra, mi devo trattenere sull'oggetto, perché non c'è verbo transitivo, per così dire, no? È una sorta di memoriale intransitivo che sopprime l'oggetto della commemorazione. Secondo me questa è la differenza, no? Perché dal punto di vista dell'oggetto sono praticamente identici, della forma, e però nell'uno c'è un complemento oggetto, gli ebrei assassinati sono l'oggetto della commemorazione, nell'altro no, ed è questo che fa la differenza. E secondo me più insisti sul verbo intransitivo, meno riesce come monumento. Bene, direi che a questo punto si potrebbe ancora andare avanti. Ricordo solo che ieri, per esempio, sulla Repubblica, Francesco Filippi raccontava di questa storia: troppa grazia a San Mussolini, nella cattedrale degli italiani di Montréal c'è un affresco del 1934 con il Duce e i gerarchi in trionfo. I tentativi di apporre una targa per prenderne le distanze sono falliti. Anche adesso la comunità italiana di Montréal non riesce a prendere distanze con il passato, ma qualcosa di simile ce l'ha raccontato prima Andrea. Allora, ricordandovi ancora che il 10 aprile c'è un'altra
presentazione, un libro di Corrado Confalonieri dedicato a Torquato Tasso. Vi ringrazio tutti e vi auguro buona serata. Grazie ancora. Grazie.